Carissime sorelle, cari fratelli, carissimi tutti, un brevissimo pensiero di riflessione sulla parola di Dio innanzitutto e anche sul senso di questa nostra celebrazione nell'anno centenario della nascita del servo di Dio fra Daniele e nel giubileo della sua beata morte 25 anni fa. E quando si celebrano queste particolari circostanze per gli uomini buoni, per gli uomini di Dio, dicevo in paese quando qualche ora fa abbiamo benedetto le due lapidi che grazie anche all'impegno dei familiari del sangue di Fra Daniele sono state poste accanto alla casa natale e accanto alla casa dove ha vissuto e ha accolto tanti pellegrini durante la sua vita, per ricordare proprio questo avvenimento, dicevo che i santi sono la presenza di Dio in mezzo al popolo santo, in mezzo al popolo, in mezzo al mondo. Dio che manda questi segni di uomini che rispondono con generosità, con costanza, con impegno alla propria vocazione e diventano un punto di riferimento, il ricordo. Ricordarli significa fare questo esercizio della memoria. Tante volte in questi giorni sentiremo, durante la Quaresima, anche dell'Antico Testamento, il libro del Levitico di questa sera, il Deuteronomio, i profeti, dove Dio dice ricorda Israele. Il ricordo significa che il Signore vuole che noi facciamo questo esercizio della memoria, l'esercizio di vedere quanto grande è stata la sua presenza in mezzo a noi. La fretta, la furia, la vita, gli impegni, le distrazioni, alle volte ci fanno dimenticare. La Chiesa, durante tutto l'anno liturgico, non fa che ricordarci, spingerci a ricordare, a rivedere quello che il Signore ha fatto nella nostra vita e quello che il Signore ha fatto nella vita di tanti uomini e donne, nella ordinarietà della storia quotidiana che hanno rappresentato questa presenza, il profumo, si diceva, il profumo del Signore Gesù. Fra Daniele qualche volta si dice che lui è un piccolo fiore vissuto accanto al gigante, grande albero che è Padre Pio. Forse è una lettura superficiale che facciamo noi uomini, perché non si misura la santità degli uomini o delle donne dalla fama mondiale o dal segno che hanno lasciato magari anche attraverso delle opere grandiose, ma ciascuno vivendo la propria vocazione, realizzando il disegno di Dio su ciascuno è grande. Certo, i santi fanno altri santi, nel senso che accanto ai santi, agli uomini buoni, possiamo imparare. Fra Daniele certamente ha imparato tanto da Padre Pio, ma il suo è il suo profumo. Lui ha la sua identità, la sua caratteristica unica e irrepetibile. Un grande Papa, San Paolo VI, diceva, ormai sono passati diversi anni, diceva che il nostro tempo non ha bisogno tanto di maestri quanto di testimoni. Io penso che non soltanto il nostro tempo, tutti i tempi hanno avuto più bisogno di testimoni che di maestri. Non perché essere maestro sia una cosa non importante, ma sotto questa espressione c'è l'immagine della scrittura, della parola di Dio. Sapete, nella scrittura e la parola di Dio c'è questa parola che ricorre spesso, l'abbiamo anche pregata questa sera che è lunedì, a formarci alla scuola della tua sapienza, la sapienza. I santi sono chiamati anche i giusti, i saggi, i sapienti. Nell'accezione, diciamo, comune, quando noi pensiamo alla sapiente, alla sapienza, ai sapienti, pensiamo agli uomini colti, a quelli che sanno, a coloro che sanno, che sanno scrutare il cielo, la terra, le profondità dell'animo umano. Ed è vero, l'intelligenza è un dono di Dio e quanto la storia umana deve a questi uomini che hanno studiato notte e giorno, approfondito, in tutti i rami, dalla medicina, alla letteratura, all'arte, cioè quelli che noi chiamiamo i grandi personaggi che studiamo a scuola, di cui sono pieni i libri delle nostre biblioteche o le nostre enciclopedie. Ed è vero, che risponde a quest'idea un po' della nostra cultura,
non vorrei cadere io adesso se vuol fare il professore. La sapienza come questa caratteristica della mente, della cultura greca, la dea della sapienza per i greci era Atena, Atene è la città, Atena, Minerva, che è nata dalla testa di Giove, quindi come dire, il concentrato del sapere, della sapienza, tutti i generi, la Sofia, che si dice ai greci. Ed è vero, perché non bisogna essere mai, diciamo, trancianti, diceva anche Papa Benedetto, non esiste nella cultura o, ma esiste e. Questo è vero, ma non è tutto vero. Perché per la scrittura c'è differenza tra la sofia, la sapienza, che è l'intelligenza, la ricerca, il progresso, eccetera, e quella che è la sapienza, che significa coloro che hanno questa virtù. Il libro della sapienza è un libro della Bibbia, dove il sapiente non è soltanto colui che sa, ma è colui che sa fare, e non basta, colui che sa fare bene. Il saggio e il sapiente è colui che non è che soltanto sa le cose, ma colui che le sa fare, e le sa fare bene. E questi sono i santi, sono i saggi, i sapienti, che sanno, ma non si limitano a questa visione intellettuale. Anche noi la fede, forse siamo esperti di fede più di tanti altri uomini e donne di questo mondo, noi che frequentiamo la Chiesa, noi che siamo a contatto con il Signore. Ma se la sapienza rimane come una visione della vita, non passa, non entra. Questa pagina del Vangelo di Matteo dovremmo leggerla tutti i giorni, dove il Signore dice: il saggio chi è? Il santo. Guardate, non è tanto chi ha vestito l'ignuto, chi ha vestito il carcerato, cioè le opere di misericordia che diciamo noi. È così, ma non è quella la chiave per leggere la pagina del Vangelo. Sapete chi è il santo, il sapiente? E lo dice Gesù diverse volte, come nel libro del Levitico, abbiamo ascoltato soltanto un'altra breve annotazione, perché hanno riconosciuto lui presente in questa storia. Tutte le culture, potevo dire tutte le religioni, nessuna religione dice ammazza il poveraccio, tutte le culture hanno racconti belli di uomini ricchi che si interessano ai poveri, che fanno gli ospedali, che fanno l'elemosina. Non è una, diciamo, una peculiarità del cristiano. La peculiarità è riconoscere Dio nell'umiliato, nel carcerato, nell'ignudo. Non è soltanto fare del bene, è sapere, guardare, sapere che lì c'è il Padre Eterno. E come dice il libro del Levitico, dire falsità non significa soltanto commettere un peccato o testimoniare il falso o non comportarsi bene, questa sintesi dei 10 comandamenti del Levitico, ma significa non riconoscere io sono il Signore, non riconoscere la presenza di Dio. E i santi sono sapienti non soltanto perché hanno fatto del bene, e fra Daniele ha fatto del bene dappertutto, dicevo questa sera brevemente la mia piccola esperienza, conoscendo un po' la vita di fra Daniele, studiando le carte, i testimoni del suo processo, come veramente inaudito, cioè inaudito significa è straordinario, come questo uomo sia stato capace di entrare nel cuore di tanti uomini e donne, impensabile. Noi parliamo dall'altare, magari tanti ci ascoltano, migliaia di persone, mi auguro questa sera anche per la nostra TV, ma fra Daniele riusciva ad entrare nel cuore degli uomini, questo dialogo, riusciva a entrare in sintonia, perché? Perché riconosceva nei fratelli la presenza di Dio, e non un Dio come il Dio dei greci, lontano, ma un Dio che si è manifestato, la persona viva di Cristo Gesù. E questa è la santità. E questo è il messaggio sempre attuale, anche per noi uomini e donne di oggi. Saremo santi. Ma come saremo santi? Certo, siate santi perché io sono santo.
io sono il Signore. Dice, ma come no, io posso far essere, sai, sono peccatore, io, ma i santi sono quelli che sono in chiesa, che andiamo a pregare, per i quali costruiamo cattedrali. No, la santità è questa scuola di imparare a riconoscere la presenza di Cristo nella vita nostra, a cominciare da noi stessi, e nel volto degli altri. Nella misura in cui saremo capaci di riconoscere Cristo in ogni persona. È chiaro, l'esempio che fa il Vangelo parla delle persone degli ultimi, dei più disagiati, perché forse uno pensa che lì è ancora più difficile, ma in ogni uomo, ricco, povero, malato, sano, se riconosciamo la presenza di Cristo, noi siamo sulla strada buona della santità. Perché se di fronte a me c'è Dio, c'è l'Altissimo, c'è il Signore, come posso essere io ingannatore, vendicativo, cattivo? Come posso? E quando noi nell'altro non vediamo il volto di Cristo, ma vediamo magari un nostro avversario, un nostro nemico, Caino e Abele della Scrittura, non riconosce nel fratello l'immagine, il timbro a immagine e somiglianza. Ecco allora, carissime sorelle, cari fratelli, che questo anno centenario che ci apprestiamo a vivere anche in altre occasioni, non soltanto qui a San Giovanni Rotondo, ringrazio veramente di cuore la fraternità che ci dà questa opportunità di celebrare accanto alla tomba di Fra Daniele questa Eucaristia, ma anche in altri conventi dove Fra Daniele ha vissuto e ha dato la sua esperienza, ha lasciato il segno, una traccia profonda. I santi lasciano le tracce perché sono andate là dove nessuno riesce ad andare se non il volto e lo sguardo di Dio, così come Gesù ci ha insegnato. E allora chiediamo anche noi, mentre continuiamo a pregare, perché il Signore possa affrettare anche il momento di questa definitiva, ufficiale dichiarazione da parte della Chiesa. Il processo sta andando bene, siamo a una fase molto delicata ma anche piuttosto avanzata nel raccogliere tutti i testimoni, le sintesi per poterle presentare anche alla congregazione che già ha nominato il relatore. E poi tanti mi segnalano anche delle grazie, dei miracoli, e certo stiamo raccogliendo anche tanto materiale, e quindi continuiamo a pregare il Signore perché ci dia anche questa grazia di vederlo beatificato al più presto. Ma mentre preghiamo perché lui diventi beato, riconosciuto dalla Chiesa, preghiamo anche perché impariamo da lui ad essere uomini sapienti, saggi, che sanno riconoscere Dio nella propria esperienza e nella propria storia. Amen.